In 2 anni e mezzo io ancora non ho capito cosa ha fatto lui, però, perché la città è sporchissima e non lo dice Barbara Saltamartini, Lega Nord, noi con Salvini, ma lo dicono i romani. Io sono un cittadino prima ancora che essere un politico. I trasporti, Dio solo sa che cosa sta succedendo. Insomma, è difficile. Ieri è successo una cosa gravissima. C'è una ragazza purtroppo che è in ospedale. E la ringrazio perché è un gesto che diciamo bellissimo, doveroso. C'è una ragazza che rischia di perdere un braccio perché ieri un autobus, prendendo una buca, io in 2 anni e mezzo non ho visto riparare una buca a Roma, ha perso una parte di ferro grande, il copricarica batterie, e rischia di perdere un braccio. Quindi trasporti ormai allo stato di fatiscenza, il conto soffitto che cade dentro la metropolitana, gli scioperi di oggi, insomma, c'è una situazione a Roma devastante. Non parliamo della gestione dei parchi, non parliamo delle scuole, non parliamo degli asili nido, delle liste d'attesa, insomma, non parliamo di tutto. Un disastro. Detto questo, io vorrei sentire dal sindaco di questa città non solo quello che ha trovato, ma in 2 anni e mezzo cosa ha fatto. Perché io ieri sera ho sentito un sindaco che diceva: tra 3 anni avremo questo, tra 2 anni avremo questo, ma in 2 anni e mezzo cosa abbiamo? Allora. Nulla.